Sono Quando è nato? nato 1928, il 13-5-1928 per essere più franco. Andando via Vittorio, prima provato della scuola, Saguarda, provato e basta. In su 28, in settembre, sono uscito in campagna. E di allora ho fatto sempre la vita in campagna, in quei monti tra Norbello, Borole e Sant'Urussulli. Al ragazzino, quando avevo 12 anni, come quel, coricavo solo. E allora ne facevo in quei monti, nevicava, pioveva, tutte queste cose, e le ho passate. Il lavoro dell'allevatore, me lo racconti un po'. L'allevatore ai tempi, adesso un po' stalle, questo e l'altro, ma ai tempi era, ognuno si faceva un baracco, una capanna, no? E si coricava lì. Legna già ce n'era a fare fuoco, fuoco non se ne parli, già se ne faceva. Sul baracco cercavamo la legna da cera, lo facevamo di sughero, di ardone. Si toglieva delle piante, poi si Di che metteva cosa lo facevate? Di di sughero, di ardone ardone e mio. sughero? Sì. Prego. Allora, dopo che erano tolte, si metteva per terra, e si mettevano i sassi sopra per rimanere all'astra così. E il cenello facevano a legna e a pietra, invece i pastori proprio che cambiavamo di un posto all'altro, perché allora le pecore non, si mettevano spaziale in aria, ma chiusetti grandi e coricavano lì 2 o 3 notti. Quando sporcavano, si cambiava. Cambiava il chiuso, si metteva tutto alla lama, in lama noi, mi ha capito? Certo, sì. E E allora poi si seminava, tutto così. invece lei se la ricorda la Seconda Guerra Mondiale? Io sono stato in mezzo ai tedeschi, in campagna. C'erano gli italiani, una squadra tutta assieme, e poi i tedeschi. Io ho vissuto il giorno dell'8 settembre del 43, l'armistizio proprio. Se lo ricorda. Ricordo quando bruciavano i tedeschi, i camion e tutte queste cose. Generali, i graduati grandi italiani, non erano contenti, erano in favore dei tedeschi. Allora hanno inquadrato gli italiani assieme ai tedeschi. Nessuno si muove, italiani traditori, gridavano, le ho sentite proprio, italiani traditori. Passavano i militari e avevano fame, si tratta, e vendevano delle scarpe. Delle scarpe, allora, che facevano i militari? Le scarpe vecchie mettevano a tipo donna, di tavola. E mio babbo no, passano queste. Se le ha comprate, no. E allora, le mette, come. Sei tranquillo, come riesci di questo? Io tranquillo, mi ero messo, ma non potevo camminare. Da babbo non fai con questo, non fai. E allora posso a camminare con scarpe vecchie, no, non è a dire che non le trovava a comprare. Andavi in bottega, no, in negozio a comprare il pane, quelle cose. Il pane era andato io, ero grande già, per fare la spesa, e vedo questa
l'ho presa e taglia, oh, la parola, ossia Mariangela, si chiamava Mariangela di Liviu, la parola di Liviu. La parola, che tu sei, ma io dove vado? No, andavo, qui su me. No, non fai, andavo, solo non la parola, sono altero. Proprio così, andavo. Se io dovevo stare qui in plus, e sono stato lì, papà. Era proprio dove si trovava. Poi si trebbiava il grano e quelle cose, no. C'era tipo scene, non passava né dove si trebbiava e si prendeva, ci lasciava tanto solo. E allora però che facevano? Un po' di formica, e toccava farlo, come cominciare a intulare, no? Allora era con la pala, quando tirava vento. Allora il primo bello insaccavano e lo portavano, lo nascondevano. Con il bestiame. In quei tempi c'erano molti furti di bestiame. I furti, prima no, ma dopo l'armistizio la gente era squilibrata. Poi le armi che hanno buttato, chi si prendeva? Bombiere complete con le bombe, se le hanno staccate, a chi prendeva questa, a chi prendeva l'altra. Quindi Povertà, prima no, ma alla fine sì. E difatti un giorno, con un mio collega, coetaneo del 28 lo stesso, eravamo salendo in campagna, no, con gli asini, perché non ne avevamo, dopo ne ho avuto cavalli e tanti, però allora non ce n'avevo. E arriva, bombardavo, passavo, e sentivo questo, stavo passando, ci buttiamo della, questa è la verità, ci buttiamo dell'asino, abbiamo lasciato andare l'asino e noi ci siamo infilati, c'era un campo di grano che questo era nel mese, a ultimi di giugno, è già spiegato il grano, e noi siamo rimasti un tale, sentivamo le raffiche, e allora questo padre Antonio Masala, coetaneo, ho demenza, ho un paio di demenze, no, lì sono burrico, sono morto. E allora siamo, camminiamo, e gli asini abbiamo trovati che mangiavano i rovi e così, tranquilli. Manco contento siamo.